Amici, oggi apriamo un pacco enorme che ho ricevuto da Wish. Vediamo insieme cosa ho comprato, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di acquisti. Oggi il pacco che andremo ad aprire, ma in realtà è già aperto perché dovevo capire da quale sito arrivasse, è Wish. Allora, come avete potuto constatare, ultimamente ho comprato da Shein, da AliExpress, da Temu, da Wish, ho comprato un po' dappertutto perché voglio vedere un pochettino la qualità dei prodotti com'è su ogni sito. Ma prima di cominciare questo video, mi raccomando ragazzi, perché sto aspettando altri due pacchi invece questa volta da Temu perché ho comprato altre cosine, quindi mi raccomando amici, lasciate un pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanella perché potete vedere i miei video sul mio canale qui tutti i giorni alle 14:30, quindi alle 2:30 del pomeriggio, e anche alle 18. Seguitemi anche sui miei social Instagram e TikTok, mi chiamo Yolanda Switz Official. Venite a visitare anche il mio sito www.yolandaswitz.it. Prima di cominciare, allora, ho aperto il pacco, vi ripeto, perché dovevo capire da quale sito arrivasse, visto che sto aspettando anche un altro pacco da Temu. Ho comprato un sacco di stupidaggini come sempre, che costano davvero poco. In molti mi chiedono: Yolanda, ma come fai a spendere così poco, raga? Perché io vado nella sezione delle offerte, cioè io cerco sempre quando compro da questi siti, visto che non so se mi arriva o non mi arriva, se qualcosa... Cerco sempre di spendere poco, cioè io con praticamente 30 euro compro un'infinità di roba a 80 centesimi, a 1 euro, eccetera, eccetera. Ho comprato, la prima cosa che si vede proprio da questo acquisto, è uno scolapasta, ma non è uno scolapasta qualunque, ragazzi, super carino. Lo scolapasta in questione è questo, praticamente sarebbe uno scolapasta alieno e l'ho comprato viola. Vi devo dire la verità, raga. Oh, è bello resistente, è di una plastica molto resistente. La cosa che caratterizza appunto questo scolapasta sono gli occhi e questo qui, perché tu lo puoi mantenere e scolare la pasta tranquillamente. Quanto l'ho pagato? Sui 2 euro. Poi ho preso, appunto parlando di vestiti, una maglietta per me. L'ho vista, ho detto mo, come viene viene, come arriva arriva, mi piaceva e l'ho voluta comprare. A primo impatto sembra pesante, ma in realtà è leggera. Maglietta anni 80, davvero bellissima e carinissima. Mi piace più che altro il colore, voi lo sapete che io sono fan dei colori sgargianti. Il mio colore è il marrone, beige, arancione, verde scuro. Però io sono fan comunque anche del rosa, di tutti questi colori. Un'altra cosina che ho comprato, questa l'ho pagata tipo 30 centesimi, ho preso questo stampino per fare gli onigiri. Credevo fosse un po' più grande, invece è arrivato stucusariello piccolo piccolo, questo aggeggio piccolo piccolo. Però è carino, per fare degli onigiri piccolini è top. Poi, sempre per quanto riguarda cose per la cucina, questo qua, io quando vedo le cose kawaii, raga, non ci vedo più. Ho comprato questo piattino per poggiare il coperchio delle pentole quando è sporco. Come potevo lasciarlo lì? Mi prego. Allora, qua si poggiano sia i mestoli sia i coperchi quando sono sporchi, per non far cadere il sugo, l'acqua, le cose sopra ai mobili. Ed è carino, tanto già lo so che quando lo farò vedere a mia mamma le piacerà lo stesso, anche perché mamma dice quante cose compri, in realtà le sarà utile sicuramente. Poi ho preso questa macchinetta per fare i ravioli, il poggia cucchiarelle e il poggia coperchio l'ho pagato 1,50 euro, mentre questa per fare i ravioli 2,50 euro. Questa macchinetta va molto di moda in realtà su TikTok. Allora, fai l'impasto dei ravioli, poi chiudi qui e fai la sfoglia, qui invece... Metti qui, metti il ripieno, chiudi e chiudi il raviolo. A me piace tantissimo farli in casa, soprattutto i gyoza, i ravioli giapponesi, sono davvero molto buoni. Restando in tema cucina, ho comprato in pandan più o meno con lo scolapasta, questo che è una acchiappapasta o un mescolo, insomma, come voi lo vogliate chiamare, sempre viola. Ed è il mestolo del mostro di Loch Ness, che si chiama Nessie. Oh, addirittura c'è l'etichetta, ragazzi! Ora c'è la faccia appunto del mostro di Loch Ness
E il mestolo è fatto così, anche con i quattro piedini, quanto sono carini. Si mantiene in piedi, mica tanto, mica tanto, vabbè. Poi ho preso ad un nulla, veramente, questo 30 centesimi, invece il mestolo l'ho pagato 1,50 euro. Questo che serve per fare le ciambelle. Ho intenzione di fare le ciambelle, in realtà sì, però più in inverno perché mo fa troppo caldo. Questo, così non ti sbatti a cercare qualcosa per fare le ciambelle. Fai così e ti escono le ciambelline. Davvero super top, amici. Poi ho voluto comprare, lo so, spero che non succeda nulla. Ho voluto comprare, raga, questo lipstick. Liquid matte lipstick. Il colore mi piace tantissimo. Lo vado a provare sulla mia mano. Non è male, forse me l'aspettavo un po' più marroncino. Il colore è questo. Ok, non è male, è veramente molto profumato, profuma tipo di arancia, non so se sia normale questa cosa. Addirittura mi dice che è cruelty free. Wait, attenzione raga, bella questa cosa, mi piace. È pur sempre made in China. Oh, sento la mia mano tirare raga, a posto. Sta seccando, vabbè non lo so comunque. Spero solamente che non succeda nulla alle mie labbra. Comunque, poi ho preso, così e così. Allora, questo è un tappo per chiudere le bibite, le lattine, perché un sacco di volte tipo uno beve una Fanta, una Sprite, una cosa, se resta metti sopra, questo si apre, quando lo puoi lo puoi versare, così la bibita non si perde. Ed è uguale anche questo qui, però senza il tappo. Questo lo metti sopra la lattina della bibita e quando vuoi, vedete, si può versare tramite questo sportello. Tutte queste cose si devono lavare. Questi ne ho presi due, così ne abbiamo tre. È super top. Vediamo cosa ho preso più. Ah, mi è arrivato così, dentro questa bustina. Boh, vabbè, lo sapete che Wish è un po' così. Ho comprato delle collane che diventeranno subito nere? Molto probabilmente. Però che chi se ne frega, per 50 centesimi ho voluto prendere queste collane qui. Allora, non è un set, ma è tutto insieme. Cioè, capito? Va messa così. Poi a me piacciono le cose oro, vanno bene con il mio incarnato. È semplicissima, ragazzi. Questo, che è una figure di Gigi, che fa parte del film di Miyazaki, Kiki consegne a domicilio. Ora, devo vedere sostanzialmente com'è. Non è male, non mi sembra male, era random la figura, mi è arrivata forse quella più bruttina, è il gatto Gigi appunto che fa la linguaccia. Questi mestoli ragazzi, molto belli, oh questi raga, su Amazon li ho pagati veramente il quadruplo, mentre su Wish li ho pagati 2 euro. Ok? Sono i mestoli di Nightmare Before Christmas, fatti con la tecnica dell'intagliamento del legno con un aggeggio, non mi ricordo adesso come si chiama la tecnica. Poi ho voluto prendere in realtà per il mio stand questi due cappellini, così li ho visti in testa un sacco di ragazzine e di bambini, molto carini. Questi qua si mettono in testa. Hanno due cose che scendono, premi e le orecchie fanno così. Cioè, quindi spero di essermi spiegata. Qui ci sono le orecchie con i pompon che si premono e si muovono. Per mia madre, perché anche lei si fa influenzare da TikTok come me, ha visto queste spazzoline che puliscono qualsiasi cosa. Qualunque cosa. Quindi se volete pulire qualunque cosa, anche le pentole, le cose per terra, i pavimenti, queste fanno per voi raga. Anche io a 34 anni sono fissata con queste cose. Queste spazzole con i dentini metallici. Mia madre voleva delle mollette. Raga, che ridere. Io credevo che fosse grande così la scatola delle mollette, invece mi arriva sta cosa. Ora, ci siamo fatti una risata io e mia madre prima, quando gliele ho fatte vedere. Però è funzionale, cioè nel senso, il basket è piccolino, ok? Ma le mollette comunque sono abbastanza grandicelle, sono comode. Per stendere i panni comunque vanno bene, poi è comodissimo, sembra il cestino di Barbie, ma va bene comunque. Ho preso questo, che devo capire bene come funziona. Allora, questo qua si mette vicino al rubinetto del lavandino e serve per non piegarti troppo quando devi farti lo shampoo oppure lavarti i denti, eccetera. Allora, lo metti così, scende l'acqua di più e non ti devi piegare, ma ti metti normale. Non lo so, è un po' strano, però... Allora, raga, in tutto ciò il rossetto si è quasi asciugato e premendo sopra
Non si leva. Vabbè, qua era ancora, si stava ancora asciugando. Mi sono comprata una tazza, pagata 2 euro. Davvero bellina con il gattino. In realtà c'erano un sacco di tazze, ma ho preso questa perché costava poco. Abbiamo questa felpa. Questa 1%. Sta proprio quando sto scarica, per far capire agli altri che sto scarica e non ne posso più, me la metto praticamente, oppure la do a Daniele, non lo so. Ci penserò. Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che comunque vi sia piaciuto, intrattenuto, come sempre strappato un sorriso. Io vi voglio bene, vi mando un bacione forte, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Ciao!